mi inviti al primo live che fai? Te lo mando anche, ti mando anche il CD. Io voglio, io voglio l'anziano che va al live di un rapper. Sì, sì, certo, ti metto di fianco ai miei genitori. Che... ti metto lì insieme. Scusa. Stai dando degli anziani ai miei genitori? Non ho capito. Stai dando degli anziani ai miei genitori? Vabbè, ci sarà il box geriatria. Ed ora, signori, per voi il più grande conduttore del mondo, il più grande comico del mondo, Giacomo Boete! Non ho sentito niente! Adesso sì. Adesso sì, bene, 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 bene. Bene, 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 bene. Ecco, sapevo, i soliti ritardatari. Venite, venite, non vi vede nessuno. Figura di merda assicurata. No, no, tranquillo. Magari siete anche qua davanti. Venite, venite. Comunque era alle 9, signora. Come? Accidente all'autostrada. Magari viene da Belluno. Vicenza. Vercelli. Vercelli. Che cazzo dite? Bernardo. Bari, Vercelli, state qua. Beh, comunque accomodatevi, siete a posto. Tutto bene? Qui manca qualcuno, chissà dove sono quelli che vengono da Trapani questi qua, C'è il traghetto che deve arrivare a Genova, poi vengo qui. Quando arrivo a quelli di Trapani fammi un cenno che mi fermo un attimo, va bene? No? Oh, siamo contenti di avere un pubblico bello numeroso sotto Natale. Vi abbiamo evitato l'ennesima cena. Tanto recuperate, vi conosco, no? Quanti di voi è la prima volta che viene al teatro Oscar? È sempre così, cazzo. Vabbè, voi vi capisco perché venite da Vercelli, però gli altri non hanno giustificazioni. Quindi cercate di venire ancora al teatro Oscar, perché noi iniziamo la stagione teatrale, abbiamo cominciato a ottobre e andremo avanti fino... Lei da dove viene, scusi? Da Bari? Trapani? Si accomodi. Si è portato da mangiare. È un pubblico strano quello del teatro Oscar, come vedete. Quindi veniteci a trovare, perché noi andremo avanti fino al mese di maggio con una programmazione bellissima. Se non ci credete, fuori ci sono i programmini, prendeteli, veniteci a trovare. Questo è l'ultimo spettacolo prima del Natale, quindi siete un pubblico veramente natalizio, non so come dire, no? Quelli da Filicudi. Da dove venite voi? Da dove venite voi tre? Como. Como. Como, siete arrivati dopo quello di Trapani. Cazzo, svegliatevi. Vabbè, comunque, siamo pronti. Signore e signori, direttamente dal Teatro Oscar ho il piacere di presentarvi un ospite eccezionale. Prima della pausa natalizia, ladies and gentlemen, ecco a voi... Ernia! Ci sediamo? Siediti, okay. Sì, perché stanno entrando ancora. Ok. Voi da dove venite? Sono già in ansia. Chi è? No, esatto, voi? Ho sentito uno che viene da Bari, da Trapani. Sì, da Trapani questo qua. Quella di Como. Tu vivi qua. Questi qui da dove, okay, dove vengono? Venezia. Venezia. Minchia, ma sono venuti da tutte le parti.
cioè hai scomodato, vorrei abbracciarli, poveri. Hai scomodato tutta l'Italia per questo. È incredibile, se sono venuti per questo mi spiace per loro. No, dai, un applauso a te, perché a loro. Wow. No, c'è un rito importante, lo dico per quelle di Trapani che non lo sanno, di Vercelli che non lo sanno, signore e signori. No, perché si spegne anche, guarda, trac, trac. Cioè, per te di solito è un po' così, ma per te è bello lucente, particolare. Sì, mi piace. Ti piace? Bene. Voto sì. Bene, perfetto. Bellissimo. Beh, vi devo presentare anche la band, che farei un grande applauso. Gli Anagrammi! Sono arrivati tre bulgari. Da Sofia. Da Sofia, quelli là. Sì. Fanno alzare tutti, fanno un casino della Madonna. E non rispondono perché non capiscono l'italiano. Volete sapere una cosa? Arrivare in orario, porca puttana! Cioè, hai un pubblico che se ne sbatte i coglioni, però, degli orari, tu, eh? Ma però, devo dire, io, il mio pubblico è abbastanza educato. Non direi! No, beh, sì, dai! No, sì, confronto a tanti altri del mio ambiente, che sono dei barbari, no, i miei sono educati. 10:30, 11, così, non va bene, va bene. Quello è il problema dell'individuo. Generalmente sono educati. Aspetta, non ti ho ancora fatto una domanda. Stai calmo. Rilassati. Poi mi ma dammi, fammi la luce. Ma dove cazzo venite voi? Scusi, signora, lei con la pelliccia. Mi scusi, molto carina. Ma da dove ma da dove viene lei? Non lo sa. Cioè, l'ha presa e l'ha portata qua. Vabbè, scusami, sarà tutto un via vai così stasera. Può essere a sto punto. Se arriva qualcuno 5 minuti dalla fine, tocca ricominciare da capo. Da capo. Perché sennò si incazza, perché vabbè. Non ho visto niente. Allora, dicevo, gli Anagrammi, loro oltre a suonare benissimo, perché si chiamano così? Perché sono in grado di fare e di comporre degli anagrammi sui nomi degli ospiti. Okay. Non ci credi? No, ci credo. Senti un po'. Sforo pietosamente. Sì, però aspetta, ripetimela. Perché? È sul nome di battesimo. Ok, no, ma non ho capito la prima sforo, parola. Sforo. Sforo. Sforo pietosamente. Beh, bellissimo. Matteo Professione. Matteo Professione, perché magari nessuno. Sforo, Matteo, sforo pietosamente. Dai, togliamoci il dente, te l'avranno già chiesto. Perché mi chiamo perché Ernie? Lo sapevo già. Perché cazzo di nome? Perché? Praticamente ogni intervista comincia così. Anche allora, a me mi chi dicono mi segue? Sempre, quando è che vi siete conosciuti voi tre? È no? Sempre la stessa cosa. Sì, certo. È la domanda. Da te a te forse da più tempo di me, quindi forse ti è andata peggio a te. No, allora, vabbè, chi mi segue lo sa già, io avevo... No, ma per quello di Trapani, quello di Vercelli, gli altri sono tutti. Vai. Io avevo questa compagna di classe alle medie che aveva un'ernia ombelicale e io la tormentavo, quindi tutti sentivano me dire ernia. Allora la gente diceva, si vede che è lui, si vede che Ernia è lui, e alla fine tutti mi chiamavano Ernia, ma anche i genitori, anche, aspetta io mi tolgo questo orecchino, che fa un casino, e anche i genitori, i professori, tutti mi hanno sempre tutti chiamato Ernia. Ernia. Sì. Ernia, qual è il pi greco di 25-14? Sforo pietosamente. Ah, quindi è arrivato. Ma andavi bene a scuola tu? Sono andato bene fino a una certa, poi ho... Fino a una certa, cosa vuol dire? Fino alla seconda elementare, poi... No, beh, dai, sono durato un po' di più. No, poi... Ma che scuola hai fatto, scusa, c'è stato... tu? Io ho fatto liceo scientifico. Sono durato fino al liceo scientifico. Cioè, ti sei... Diplomato. Ma... Cazzarola, sì, sì. Io sono diplomato. Complimenti. Sì, sì, grazie. No, perché io non ce l'ho il diploma, no, di maturità. No, io sono riuscito a diplomarmi. Ma contro ogni aspettativa. Ma eri bravo però tu, dai, si vede. Beh, non troppo. A scuola non troppo.
è che non ero portato per le materie che si studiavano allo scientifico, cioè matematica, chimica, io non capivo niente. E cos'è che ti piaceva materia letteraria? Tutte le materie umanistiche, sì. Avresti dovuto chiedere il passaggio al classico, no? No, però non c'avevi voglia. E... No, perché poi alla fine entrapolatori, gli amici erano lì, poi era vicino a casa. E quindi ho detto, senti, io sto qua e vediamo come finisce. E alla fine ho perso solo un anno. T'ancannato? Sì, sì, in quarta. Sì, guarda, i miei genitori ancora adesso mi dicono ti sei voluto far cannare e forse un po' hanno ragione. E sembra che l'abbia provato a fare con tutte le mie forze. Perché ti piaceva talmente tanto quella scuola. Volevo rimanerci. Volevi rimanere, no? Volevo vivere un altro anno di emozioni. Sì, però poi ce l'ho fatta. No, ma scusa se insisto sulla scuola, ma come l'hai vissuta, no? Era un fastidio, un... Beh, no, allora io ti dirò, i miei primi 2 anni del liceo sono stati gli anni più divertenti della mia vita. Cioè io andavo a scuola proprio col sorriso, era una cosa proprio divertente. È fortemente sbagliato dire una cosa così. No, perché? Sai, perché? No, beh, sai, magari una persona che guarda dice aspetta che tu debba dire la scuola. Io i primi 2 anni del liceo non ho fatto assolutamente niente. E andavo proprio col sorriso, era un parco giochi al chiuso ai miei occhi. E, no, ecco, poi è diventata rognosa, ma perché diventava rognosa col complicarsi della matematica. Quindi poi quando sono iniziate a essere inserite le lettere nei numeri, io non ho capito più niente. E così anche su fisica, così su matematica, così su chimica. E per me è stato un vero strazio gli anni dopo. Grazie a Dio è finito poi. Fortunatamente. Ma poi hai proseguito? Ti sei andato all'università? Io poi ho fatto l'università, ho fatto 2 anni di lingue e letterature straniere, qua alla Statale di Milano, però poi ho mollato perché ho cominciato a lavorare e non mi sono mai laureato. Grosso modo a metà corso di studi ho finito. Ma e la musica quando è esplosa? Sta? Beh, allora, la musica va avanti da tanti anni, dalle medie, da quando hanno iniziato a chiamarmi Ernia, è cominciata la musica, seconda media, terza media, io volevo bazzicare, volevo capire come funzionasse, no? Volevo far parte dell'ambiente. No? Ti avrei chiesto, e ti chiedo, quanto è importante o se è più importante il testo rispetto alla musica, o ecco, in che rapporto sono? Ma sai, quello è un po'... Che a volte, scusami, a volte sembra che sia preponderante l'accento del testo rispetto alla musicalità, anche se ce l'ha ed è molto riconoscibile. Sì, beh, per quanto mi riguarda il testo è di prioritaria importanza. Per altri artisti però no, ecco, è più una cosa di... estetica, possiamo dire. No, ma per te invece... Per me è molto importante il testo, sì, sì. Io mi sono innamorato, mi sono legato a questo genere perché mi sembrava incredibile che al contrario di tutti gli altri generi ci fossero dei ragazzi poco più grandi di me che raccontavano la loro giornata. È una cosa che io non riuscivo a vedere in televisione, non riuscivo a vedere in radio da adolescente, perché il rap non era mainstream, era una cosa underground. Quindi... Mi sembrava incredibile, io quando l'ho scoperto ho detto cavolo, ma questi stanno raccontando della loro giornata, che potrebbe essere serenamente la giornata di me tra qualche anno. Se lo paragonavo a tutto quello che io vedevo passare dai media più tradizionali, dicevo, questi sono veri, quella è una costruzione, questo invece è reale, cioè una cosa reale, una cosa nella quale io riesco a rispecchiarmi, riesco a rivedermi, quindi quella cosa lì a me m'ha folgorato. E tu che esigenze di racconto hai percepito? Che potevo farlo anch'io, che dicevo io prendo e racconto la mia vita, quello che mi succede, quello che penso, è quasi come se fosse un diario poi alla fine, almeno nel mio caso. Poi ci sono tanti altri artisti che l'hanno vista in altre maniere, beh, quello poi ognuno l'ha vissuta. Però secondo me la mia generazione siamo tutti un po' simili, siamo tutti un po' con quest'idea, perché io ricordo anche i testi degli altri ragazzi, specialmente di Milano, quando eravamo più piccoli e avevamo forse tutti un po' questa cosa in comune, che raccontavamo realmente la nostra vita.
Siete un po', qualcuno vi ha definito, secondo me ha ragione, i cantori di questa vostra generazione, no? Un po' sì. Dove raccontate un po', sì, un po' sì. I dubbi, le sofferenze, i, sì, fastidi, sì, le rabbie, un, no? Po' sì. E per te invece quali sono le cose che ti colpiscono di più? Appunto, tu hai detto, le mie canzoni sono come un diario, ed è vero, no? Certo. E quali sono gli aspetti della vita che ti interessano di più, che ti sembrano degni di racconto? Guarda, ti sembrerà incredibile, specialmente per quanto, cioè, legandolo al discorso della musica, quindi a una cosa, al mondo dell'entertainment. Una delle parole che ho detto di più, mi sono reso conto, nei dischi, è noia. 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 Perché, guarda, tante volte io e il mio manager ne parliamo, io mi annoio subito delle cose, e scrivere, continuare a ripeterlo, e continuare, tra virgolette, ad analizzarlo, mi permette di sconfiggerla, mi permette di E cos'è per te la noia? Questa cosa. Ci avrei pensato. È difficile, io dopo un po'... voglio fare mille cose, voglio mettermi in gioco su mille cose diverse, perché se mi concentro solo su una, poi perdo interesse, quindi devo subito... Io riesco a sconfiggerla in questa maniera, cioè io faccio la musica, ma poi io nel frattempo sto pensando ad altro, devo avere qualcos'altro da fare per non annoiarmi della musica, perché se io faccio 6 mesi a pensare solo al disco, e dico no, vabbè, è noioso fare questa... cioè è noioso farlo. Più che poi magari a qualcuno piace, sono felice per me, però ma noi a farlo. Questo lo capisco, sì, sì. Ma ci sono dei momenti in cui invece sei più entusiasta, sei più contento, sei... Beh sì, sicuramente, beh sì, no, dai, adesso, sembro un rompicoglione. No, sì, ci sono dei momenti che sono felice. Guarda, la parte che a me piace di più del mio lavoro sono i live. I concerti, a me piace tantissimo. Anche lì dipende un po' dalle persone, eh. Ci sono tanti che preferiscono stare in studio, che ti dicono la mia dimensione è quella dello studio, poi live, sì vabbè si fa, ma non... Per me è live, perché nella mia testa noi abbiamo fatto tutto, abbiamo fatto la canzone, abbiamo fatto la base, abbiamo fatto il video, abbiamo fatto la promozione, abbiamo impacchettato il disco, perché l'obiettivo è arrivare al live. Quindi poi il live deve essere fatto bene, deve essere fatto con una logica, deve essere tirato su bene. È un buon rapporto col pubblico. Tu. Sì, sì, io bene. Sì, sì. Sì, sì. Ti vuol bene? Ma penso di sì, ecco, vengono ancora. Cazzo, vengono a casa di Dio. Guarda. Quindi, guarda. Immagino di sì. Sì. Cioè, quando faccio lo spettacolo io vengo, al massimo vengo da via Lazzaro Papi, Piazzale Libia, da tutto il mondo. No, no, dalla Bulgaria, da Sofia. No, no, bello, bello, bello. E, questo lo dico al pubblico. Io e Matteo, Ernia e Matteo, ci siamo conosciuti in un ambito, sì, invece molto serioso, molto... Molto. In università, una roba pesante, rigidissima, no? Anni fa, prima, sì, subito dopo il COVID, subito dopo il COVID, subito dopo il COVID, abbiamo partecipato a una di queste tante manifestazioni che si svolgono in tutta Italia, ma anche in tutto il mondo, si chiama TEDx, non so, forse ne avrete sentiti parlare. Io presentavo quell'edizione, che era un'edizione a tema il tempo. Se non sapete che cos'è questa cosa qua, è una specie di manifestazione dove si esibiscono delle persone più o meno famose o che comunque hanno qualcosa da dire nel loro ambito, e quella volta lì il tema era il tempo e ognuno degli ospiti aveva 15 minuti a disposizione per dire la propria sul tempo. Non di più, assolutamente, non di più. Non di più, non di più. E mi ricordo, non mi ricordo nel dettaglio, ma che tu hai fatto un monologo, no? E mi ricordo veramente delle venature poetiche, perché tu parlavi, adesso che parli della noia, raccontavi un po' questa cosa qua, non il trascorrere del tempo, ma anche, insomma, sì, siamo conosciuti, l'avevo, cioè, studiato. Siamo due pirla, siamo conosciuti all'università, io allora, capito? L'avevo studiato per 2 settimane, sembrava un esame dell'università, mi ero fatto tutti questi fogli con tutti gli schemi. E penso a una certa, dicevo, cazzo, io non mi ricordo più come si impara così una cosa, no? A da memoria. Riuscire a memoria, no? Da riuscire a dirla non solo a pappagallo, ma anche che avesse un po' di, certo, pathos dentro, certo, no? Certo, certo.
Quindi a una certa ho detto, quando mai ho accettato questa roba, di fare questa roba qui, che non mi ricordo come ci si prepara. Alla fine poi ero riuscito a dirla bene, ricordo che ero uscito felice. E tra l'altro ho fatto tutto il video pensando, non devo guardare il gobbo, perché mi avevano detto, mandaci il testo, che noi te lo mettiamo sul gobbo, così se sei in difficoltà. Io però anche quando suono live non voglio il gobbo, perché se io guardo il gobbo un secondo, io poi faccio tutto il live così a leggere il gobbo, e se mollo il gobbo non so più cosa dire. Quindi io mi imparo le cose, mi imparo il concetto, la cosa, però non devo assolutamente guardare il testo scritto, anche live, anche in concerto, così. Se vedo il gobbo è finita, infatti non ho mai il gobbo, se guardo il mio concerto io il televisore lanciato così, sì, non può essere visto. Senti, ma... ti piace la poesia? Hai qualche rapporto con la poesia? Non particolare. Sei poetico involontariamente. No? È naturale. Naturale. No, guarda, ho letto anni fa che mi era piaciuto molto I fiori del male di Baudelaire. Baudelaire. Però tolto quello non ho un ricordo particolare di cose incredibili che ho letto, che mi hanno segnato, che mi hanno colpito. No, non è... Non leggi tanto tu? No. Leggi? Sì. Questo ti piace leggere? Sì, certo. Io adesso, guarda, ho finito A sangue freddo di Truman Capote. Porca miseria. Bellissimo, non l'avevo mai letto. Me l'hanno consigliato, ho detto, cazzo, incredibile sta cosa. Sì, è una storia vera, ma mi è piaciuto un sacco. Sì, no, ma quest'anno ho picchiato. È perché non ho fatto il disco quest'anno. Ah, quindi? Sì, adesso nel 24 è finita la pacchia, via sotto a lavorare. No. Si ricomincia. Perché nel 24 c'è un disco? Ma non posso dire. Non si può dire. No, ma io non te l'ho domandato. No, ma infatti. Per quale cazzo di motivo? No, non c'è. Allora non c'è niente tanto. Quindi non c'è niente. Se c'è o non c'è. Se ci fosse stato. No, adesso non c'è niente. Non c'è niente. Qualche pezzo. No, ma non te l'ho fatta sta domanda. Vabbè, no, sappiamo solo che smetterai di leggere, quindi. Mi dovrò rimettere, finisce tutto. Ma oltre a Truman Capote, cosa hai letto quest'anno che non hai fatto? Oh, guarda, ho letto tanto Kapuscinski, ho letto quasi tutto di Kapuscinski. Ho letto bello il libro della Nike, della storia di Nike, L'arte della vittoria. Mi è piaciuto un sacco anche quello. Cosa ho letto? Truman Capote, L'arte della vittoria. 6-7 di Kapuscinski. No, ne ho letti un po'. Dovrei averli davanti, che ora non me li ricordo tutti, no, però ne ho letti un po'. Se vuoi il gobbo dei libri che... Esatto, mi hai servirebbe. Detto, hai detto di no, io non mi servirebbe messo, il gobbo dei libri da leggere. Ah no, ho letto un altro libro bellissimo che si chiama Armi, acciaio e malattie, che avevo già letto, l'ho riletto, incredibile. La storia dell'umanità. Tutto, incredibile. Questo l'ho letto anch'io. Sì, veramente bello, molto bello, sì. Lo possiamo consigliare per Natale? Sì, no, io consiglio sempre. Sì. Bravo. Armi, acciaio e malattie, leggetelo, è interessante. Abbiamo anche qualche film da Io non sono un cinefilo. Non sei un cinefilo? No, ho un'attenzione, incredibilmente, sui film ho un'attenzione bassissima. Cioè ci metto, devo vedere... Cioè, parte il titolo di testa, sei già addormentato. Io il film... Io quando sono uscite le serie, adesso sono spopolate, Netflix... Per me non era niente di nuovo, perché io già il film lo vedo come un prodotto seriale. Perché io già guardo una mezz'ora e poi mi perdo, guardo per aria, leggo, poi guardo il cellulare e poi mi accorgo e dico, cazzo, non ho visto niente, ho visto mezz'ora. Domani sera devo ricominciarlo da dove l'ho lasciato e la sera dopo ricomincio da lì e alla fine... Tipo tu Il Padrino l'hai visto in un anno e mezzo. Non l'ho visto, non ci ho neanche provato. No. No, non ci ho neanche provato. Ma provaci, cioè... Per me, guarda, ti assicuro, per me è più facile se ci fosse il libro. Se c'è il libro, c'è. Leggo. Mario Puzzo, Il Padrino, sì. Però va bene. Leggerò Il Padrino. No, per me deve essere così. Sì, per me è più facile il libro. Cioè, sei strano, ma è strano in senso bello, bello, cioè, no, di solito uno dice, no, è più bello, dopo un po' mi perdo. È più facile. Guarda, riesco quando vado al cinema, il cinema mi piace, il cinema riesco a... In sala? Sì, in sala riesco a vedere, adesso ho visto Napoleon. Ho visto anch'io. Molto bello, mi è piaciuto a me, ho visto che l'hanno massacrato, a me è piaciuto. 2:38, Sì, no, hai resistito? Tutto. Sì, poi è storico, quindi a me piace. Ah. Sì, storico, interessante. Ho visto che l'hanno bastonato, un po' la critica l'ha bastonato, a me è piaciuto un sacco. Sì, mi è piaciuto. Anche a me è piaciuto. Sì. Sono uscito allegro, felice.
Allegro dopo Napoleone. Per Napoleone. Per Napoleone. Sì, per lui. Vabbè, comunque, de gustibus non disputando, non ho mai fatto esatto. Latino. No. No, io non me lo ricordo. Non te lo ricordo. Quindi hai fatto latino? No. Eh sì, è lo scientifico. Anche lo scientifico? Certo, latino, a testa così. Cioè, io, mia madre anche insegna latino. Insegna latino? Pensa che incubo vissuto. Pensa da cosa esco. Tuo papà insegna matematica? No, fortunatamente no. Ci mancava solo quello. No. Mio padre presta i trattori, quindi. Trattori? Si fa il vecchio cococò, fa il commerciale, quindi lui fa da tramite con gli allevatori, con i contadini. Beh, è un bel mondo quello. No, dei mi piace tantissimo. Io so tutto delle bestie. Un mondo incredibile. Perché lui arriva a casa, mi fa i resoconti degli allevamenti, delle cose. Quando ero ragazzino mi raccontava: no, quello c'ha un campo così, ha bisogno di una macchina, cos'ha? Ma no, va bene. Mentre la mamma vi guardava, che bestie. No? Così, mi faceva una testa così sul latino. Insultava il latino, ti insultava. Ma anche in greco. Perché lei poi, ovviamente, poi ha studiato anche quello e quindi anche in greco, sì. Senti, ma poi so che tu, poco prima o contemporaneamente, non so, ricordalo tu, hai lavorato in un ambito scientifico, sì. No? Perché mi ha molto incuriosito, sì. Perché io ho lavorato in ospedale 11 anni, ho visto che tu hai lavorato all'Istituto dei Tumori, no? E, sì, sì. E, raccontaci cosa... Da receptionist. Poi... Fuma. Sì. Se viene qualche pompiere... No, parlavi, no? No. Ah, no, non si può? No, se non ci sono i pompieri, non c'è qualche pompiere in sala? Fuma. Non ci sono, a posto. No, non ci sono. Bellissimo. No, io ho fatto la reception... Primo ospite che fuma, un applauso. Guarda, è una delle cose che faccio meglio. No, io facevo la reception, guarda, a inizio in fondo a Ripamonti c'è lo IEO, l'ospedale, no? Il centro oncologico. E all'inizio c'è proprio all'inizio di via Ripamonti, lo diciamo per i non milanesi che sono all'inizio tanti. Di via Ripamonti, una via molto lunga e molto famosa a Milano, esatto, no? Che parte dalla periferia ultima e va fuori, si perde tutto, nelle campagne, sì. Fino alla tangenziale, sì. Quindi lavoravo lì come se davanti. No, ma fai quel cazzo. Ma non è vero, perché prima eravamo su, ho fumato tutto il tempo. Allora, no, facevo la reception ed era davanti a Fondazione Prada. Quindi io in quell'anno tiravano su Fondazione Prada, quindi io vedevo Fondazione Prada. Ma che tu cosa facevi lì? La reception. Ma perché sei finito lì? Non lo so, io cercavo lavoro, la prima cosa che ho trovato fosse vagamente dignitosa, ho detto beh ottimo. No, ma racconta cosa vedevi, cosa c'era lì. Beh, allora, io sono stato preso, avevo tutta una serie di colleghi incredibili e ho un bellissimo ricordo, anche se lavoravo di brutto. Non nel senso che mi spaccassi, però facevo tante ore lì in reception. E avevo tutta questa serie di colleghi che erano tutte persone molto più anziane di me, generalmente erano persone che avevano fatto nel corso della loro vita altri lavori, li avevano persi per le cause più disparate e si erano ritrovati lì perché non erano riusciti a reinserirsi nel mondo del lavoro, quindi io ero il più giovane. A me avevano preso perché io sapevo un po' di inglese, allora dicevano: bene, ci sono... Do you speak English? Just a little bit. Eh? Solo un pochino. Quindi mi avevano messo lì perché sapevo l'inglese e perché c'erano anche tutta una serie di ricercatori che venivano dall'estero. Ma prima di raccontare cosa c'era nei frigoriferi, io sentirei un pezzo dagli anagrammi. Subito. Notte giravo
all'interno degli edifici, che erano tre, e dovevo controllare che tutti i frigoriferi avessero la stessa temperatura. Allora poi c'erano tutti i reparti con i topi, noi non potevamo entrare nel reparto dei topi. Topi cavi, eh? Sì, sì, perché avevano tutti dei avevano il sistema immunitario annullato, non avevano sistema immunitario, quindi se io fossi entrato a controllare i topi sarebbero morti tutti fondamentalmente. Quindi io da fuori dovevo controllare che la temperatura dei topi, ma guarda, doveva stare sui 23 gradi, grosso modo, ora mi ricordo con precisione, però sui 23, 23 e mezzo. Se questa temperatura andava su, andava troppo giù, io dovevo subito chiamare il tecnico, che anche di notte sarebbe arrivato a salvare la vita di questi topi. C'era tutto un reparto delle rane, c'era tutto un reparto... Beh, insomma, a me tutto sommato piaceva, perché vedevo le rane, vedevo gli insetti, c'erano tutti insetti diversi, tutti questi bachi. Poi c'era tutto un reparto di malattie infettive, allora tu dovevi entrare, metterti il guanto, metterti una mascherina, una cuffia, coprirti le scarpe, entrare dentro, guardare i frigoriferi, poi riuscire a toglierti il copriscarpe, toglierti una roba ridicola. Non è che hai fatto una cagata, è uscito il Covid da lì, cioè. Che io sappia, no, era il 2015. Ah, va bene, allora. Adesso. Però se di notte dovevamo fare tutti questi giri, vabbè, cosa succedeva? Tu dovevi fare per un'ora facevi il giro te, l'ora dopo tu stavi in reception a controllare eventuali ingressi e il tuo collega faceva il giro lui. Cosa succedeva? Tutti guardavi, adesso posso dire, sono passati tanti anni, tu ti guardavi col collega e dicevi: senti, facciamo così, tu fai il primo, io faccio l'ultimo a fine della notte, così non facciamo un cazzo, dormiamo, capito? So che anche questo bisognerebbe dirlo, però... Proprio dopo l'abbiamo detto e... Esatto. Domani è sul TG1, ma vabbè. Esatto. Sono giornate in cui gli artisti si sputtano. Tra i pandori e i topi, eh? Sì. Eh sì. Quindi facevamo il primo giro e l'ultimo per vedere che durante la notte non fosse successo niente. Tu vedevi cosa c'era di sbagliato al primo giro. Dormivi tutta la notte seduto sulla reception e poi l'ultimo ti svegliavi, facevi l'ultimo giro per vedere che di notte non fosse esploso tutto. Però è andato tutto bene. Cioè, con me è andato tutto bene, non so chi è venuto dopo. Con il tuo socio non lo sappiamo. Esatto. Però con me è andato tutto bene, è sempre andata così. Ma cantavi già, componevi già, suonavi già? Guarda, in quel periodo... No, io avevo già cominciato da anni. In realtà in quel periodo io stavo facendo, appunto, lavoravo, avevo in mente altro. Però non stavo producendo. Il mio amico Lorenzo, che tra l'altro è qua, poi ha cominciato a convincermi che avrei dovuto ricominciare, no? Avrei dovuto mettermi sotto... Tu hai lavorato con tanti artisti, tanti colleghi, sì, no? Sì. Cioè, sì, 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 vuoi sì. Parlare di qualcuno, dei bei ricordi? Di... Tipo? No, cioè... non so, adesso ti posso parlare di Mir Corcomi. Mir Corcomi ci conosciamo da quando abbiamo 15 anni, era il cugino di un mio amico. Ci siamo conosciuti a un capodanno ad Albissola. Una cosa, sai, quei capodanni adolescenti, no? Raccapriccianti, una cosa che non vorrei mai più rivivere. Io sono stato classificato come adolescente timido, non raccapricciante. No, io sono stato adolescente raccapricciante. Raccapricciante. Ma sicuramente in quel capodanno lo siamo stati, sia io che Mirko. Diciamo che sta facendo outing stasera, eh? Il receptionist raccapricciante e l'adolescente raccapricciante. Eh sì, beh... Da adolescente io lo sono stato, beh, ma anche Mirko. Un po' più Mirko. No. Un po' più Mirko. Mirko quel capodanno ha picchiato. Sì, sì. Adesso non entriamo nei dettagli, no, no. Altrimenti. Sì. Non entriamo nei dettagli. No, ma io intendevo, cioè, con colleghi, con artisti con cui hai lavorato, hai prodotto. Mirko, ma tanti io li, almeno quelli della mia generazione, io li conosco da quando siamo piccoli, cioè a volte vedi Mario Tedua dall'asilo, andavamo insieme all'asilo. Perché all'asilo? Lui abitava, sì, sì, lui abitava davanti a casa mia, ci specchiavamo, lui viveva con la signora Elena ai tempi a Cutiotto
Io abitavo nel palazzo di fianco e eravamo all'asilo insieme. Lui è un anno meno di me, era in un'altra asilo classe. Asilo raccapricciante, immagino. No, all'asilo andava ancora tutto bene. All'asilo fortunatamente è andato tutto una bomba. Però andavo all'asilo con Mario Tedua, sì. E anche con Lorenzo, incredibilmente. L'amico che poi, 20 anni dopo, mi ha convinto a tornare a fare musica. Però, sì, beh, io poi chi conosco... Guè, che è stato anche lui qua, è stato il primo artista rilevante, grosso, a spingermi quando ero piccolo, quando avevo 17 anni, mi ha firmato nella sua label, sì, lo conosco anche lui da 12-13 anni, sì, abbiamo lavorato insieme tante volte, sì, però no, bene, conosco, chi altro conosco? Sfera, Gali, ci conosciamo anche dall'adolescenza, sì, Gali ci conosciamo da quando abbiamo 13 anni, grosso modo, sì. Perché sai, ai tempi era una roba talmente fare la musica, fare il rap era una cosa talmente da sfigati che eravamo pochissimi a farlo così piccoli, era una cosa un po' più per grandi, cioè io mi ricordo che nei posti che frequentavo, nei locali, nei centri sociali, erano tutti 20-25 anni e noi ne avevamo 13-14, cioè eravamo proprio fuori target. Quindi anche a scuola eravamo in pochi e quando ci incontravamo così piccoli, cazzo, cercavamo subito di fare amicizia perché dicevamo questo è l'unico coetaneo, che chissà tra quanti mesi ne vedrò un altro che ascolta questo genere, che vuole fare questa cosa, che ha trovato un link per uno studio, un contatto per andare a registrare, per avere delle basi, per... Quindi cercavamo su, quindi alla fine ci conosciamo tutti su Milano da quando siamo piccoli, perché appena ci vedevamo dicevamo senti vieni qua, scambiamoci i contatti, dammi subito tutte le informazioni che hai, io ti do le mie, capito? E quindi alla fine ci siamo conosciuti tutti così, in questa maniera, cioè veramente vedendoci ai concerti e dicendo tu sei piccolo come me, adesso siamo amici, capito? E così è stato con Gali a 13 anni. Quando avevo 13 anni con Gali è stato così, mi contattò lui su MSN, perché eravamo stati insieme a una battle di freestyle, a una jam, e poi mi contattò lui, riuscì a recuperare il mio contatto di MSN, che è per chi non lo sapesse, è un pre-social. Spiega. È uno dei primi social, era solo chat, per chi fosse troppo giovane per ricordarselo, era solo chat, ed era solo sul computer. Quindi tu a casa stavi sul computer, fisso, scrivevi, e quando ti allontanavi, se quello che ti aveva scritto dall'altra parte vedeva che non rispondevi subito, ti faceva il trillo. Pazzesco. E quindi tu ricorrevi, io magari ero a cena, sentivo il trillo, ricorrevo al computer, no, a vedere chi mi avesse scritto. Allora lui mi scrisse su MSN, perché per scriverti su MSN dovevi avere la mail. Doveva avere la mail di MSN. Lui aveva una mail che si chiamava Pizza Staff. Me la ricordo ancora. Tu come ti chiamavi? Che mail avevi? Ernia93. Ernia93. Chiocciola hotmail.it. Lui era Pizza Staff perché lui parallelamente faceva anche il PR nelle discoteche. Il sabato pomeriggio, no? Da piccolissimi. E bevevano il succo, ecco, cioè, tanto per intenderci. Però lui riusciva a raccapricciante. Era capricciante. Non sono mai andato, infatti, di pomeriggio. Sono passato a quando si poteva essere raccapriccianti veramente io. E però lui era riuscito a trovare questa entrata, questo lavoretto che faceva il PR. Lui veniva pagato un tot di euro ogni persona che portava, che entrava con la sua prevendita. E quindi aveva questo. Lui il suo gruppo erano Pizza Staff. E lui era Pizza Staff @hotmail.it. E ricordo che mi scrisse con questo. Senti, ma aiutami un po', aiuta me e quelli più anziani come me, no? Mm-hmm. Io ho un interesse vero per il rapper, per questo movimento qua, no? Mm-hmm. E a volte magari è malsano questo desiderio di classificare questa cosa, però siccome è sicuramente fuori dagli schemi, non si può propriamente dire che sia un genere musicale, è un qualche cosa di più, no? Un movimento che mm-hmm. contiene in sé una specie di protesta, di disagio, di
di... In realtà cos'è oggi, secondo te? Oggigiorno... È vero, che, me, è vero che è variegato, però... Ti dicevo appunto, è talmente vario oggigiorno non, che non è più così legato a tutto il lato della protesta, anche perché poi se uno pensa al genere, a come il genere è nato per ballarci, capito? Poi si è sviluppato no, con tutto quel filone, no? un po' più sociale, con un... No? Con delle fondamenta, no, legate alla socialità, anche alla politica in alcuni casi. Però oggigiorno secondo me non si, un po' si è perso, o almeno gli artisti che fanno quel tipo di rap non sono nel mainstream, non sono, perché io penso che il rap sia proprio il nuovo pop, cioè un ragazzino oggigiorno ha il rap come genere di base. Cioè, ha già sentito il rap. Potenzialmente un ragazzetto che adesso ha 13 anni ne sa già più di noi, perché c'è già cresciuto dentro, cosa che per noi non è stata, per noi non è stato così, noi dovevamo andare a cercare, c'era i Mule, scaricavamo. La generazione prima ancora della nostra è la generazione dei digger, quelli che scavavano, quindi nei vinili, andavano a vedersi tutti i vinili e sapevano dove era stato registrato ogni pezzo, perché poi nei crediti, no, c'è scritto, no, questa traccia è stata registrata nello studio a Firenze, quindi sapevano tutto. Noi già non è, per noi non è stato così, perché noi avevamo già internet, non avevamo le piattaforme di streaming, però avevamo tutta una serie di piattaforme, di strumenti che ci permettevano di scaricare, di fare i download. Però ora un ragazzino nasce col rap, già di suo, cioè è la cosa più pop in questo momento in Italia. Penso anche nel resto del mondo, o almeno in una buona parte del mondo, è il genere di, no, base. Poi scoprirai altri generi, adesso ascolta il rap. Senti, un'altra cosa con cui non ti annoi sicuramente è il calcio, il tifo. Sì, beh, io non sono uno di quelli pazzi, no? Prima parlavamo che si ricordano tutti. No, beh, non sono... Il mio è un tifo da bar, diciamo. Vedi, già Ciro, prima parlavamo... Ciro si ricorda tutto. Tutto al minuto 38 ha segnato. Un pelo più di me, che fa incazzare. Una roba folle. Io so tanto. Però io ho imparato un sacco. Stando con lui negli anni ho imparato un sacco di aneddoti. Anche, vedi, prima parlavamo anche di un calcio, di altri... Sì, perché musica. Prima nei camerini parlavamo del calcio degli anni 80, degli anni 90. Di prima. Che era totalmente un'altra cosa. Non è che vogliamo fare un'operazione nostalgia, però era giusto per ricordare storicamente come sono stati degli anni in cui in Italia era un po' come la Premier adesso. Tutti i migliori giocatori del mondo venivano a giocare in Serie A e in quegli anni lì, diciamo, dal 90 in avanti la nostra nazionale, che poi ha vinto nel 2006, però nel 90 è uscita in semifinale, nel 94 è stata battuta in finale, nel 98 siamo usciti ai rigori con la Francia, insomma ricordavamo un po' quel tipo di giocatori, quel tipo di calcio, no? Però voglio dire, il tifo, il calcio è una cosa che faccio, beh, a parte tutto, faccio volentieri. Una cosa. Ti dirò, quest'anno non sto seguendo tantissimo, perché sono impegnato a leggere. Lo dicono tutti i milanisti. No, quest'anno... no quest'anno non lo sto seguendo, incredibilmente quest'anno no. Siamo andati anche poco allo stadio quest'anno, siamo andati forse una volta inizio stagione. Senti, c'è qualcosa che ti spaventa, che ti preoccupa nella vita... Pensavo del Milan, dicevo. No, adesso. Del Milan, vabbè. Milan. Sono gli alti e bassi delle nostre squadre, figurati, no? Che mi spaventa nella vita. Sì. Che ti preoccupa, che... Cioè, che ti dà gioia il tuo lavoro, si vede dagli occhi da come ne parli. Sì, sì, a me... Si vede proprio. Mi poi diverto come ti avevo parte. Visto anche in quella circostanza, sei uno che ha tante cose da raccontare e si vede, no? Però così, sembra curiosità, no? Lo chiedo sempre ai miei ospiti, perché non sempre siamo solo quello che appaiamo, no? Siamo anche qualcosa di più complicato, di più complesso, mm-hmm. no?
Beh, che mi preoccupa, in realtà sì, una serie di una cosa che mi mette l'ansia, una serie di cose, ci sono delle cose mie personalissime, come vedi ad esempio far sì che il mio lavoro possa continuare proprio perché a me piace tantissimo, quindi io non vorrei mai smettere di farlo. E, dall'altra parte ci sono anche cose più ampie, vedi adesso io non è che sia proprio iper green, no, green, però a me la questione climatica a volte è una cosa che un pensiero ce lo butto, ecco. Se leggo un articolo, ti spaventa, ti preoccupa. Non è una cosa che mi lascia totalmente indifferente, non è una cosa che, quella cosa è una cosa che un po' il crucio ce l'ho, ecco, di quel pensiero, di quella questione. Poi personalmente sì, vabbè, ansie un po' di tutti i giorni. Io ho l'ansia da prestazione quando devo scrivere, quando devo. Io ho un'ansia terribile. Ognuno c'ha quello che no, ma voglio dire, no, faccio così perché mi stai giudicando. Così, è così, cioè. No, certo. No, se ti studio, posso rassicurare, sono più di 35 anni che faccio questo lavoro, ma posso assicurare te e anche tutto il pubblico presente che anche in una serata come questa, che verrebbe considerata normale, pure c'ho sempre l'ansia, sono sempre molto teso. No? Anche gli spettacoli dal vivo. Anche gli spettacoli dal vivo, okay. Questo lo considero un evento, uno spettacolo dal vivo, e tu lo sai, no? Che quando hai il rapporto con il pubblico, se lo vogliamo dipingere in negativo c'è ansia di prestazione, ma in realtà perché vogliamo fare certo, bene le cose, bene, no? Certo. Vogliamo entrare in relazione, in sintonia bella con il pubblico, e quindi insomma sì, certo. C'è quell'ansia positiva, quello stress positivo. È una cosa, no? Che capisco. Sì, è certo. quello da sempre, credo che non abbandona mai. No? Non abbandona mai. No? Stai tranquillo, rilassati. Per sempre. Rilassati che ti cagherai sotto sempre. No? Sempre. Sì, ma sì, credo certo. Che sia anche una cosa positiva, altrimenti uno si rilasserebbe troppo. No? Può essere. Beh, però sai, viverla un po' più serena non sarebbe bello? Non so cosa dirti. di solito non so, si prega, si va dallo psicologo, sì. Beve un bicchiere di birra, non lo so, ognuno tutto. La birra la beve Lorenzo, sì. È un bel raccapricciante lui. Al di là del tuo lavoro che si vede benissimo, che ti piace, c'è qualcosa, non so, un amico, la fidanzata, la famiglia che invece ti fa stare sereno? Sai. No, pensavo che avessi paura. Sereno, adesso. No. Della fidanzata, dell'amico. Eh? No, sì, certo. No. Cioè queste cose sono importanti. Guarda, io la cosa che ringrazio sempre è di avere un incredibile team di lavoro insieme, perché sono effettivamente miei amici, cioè io ritengo veramente la mia squadra dei miei amici. Cioè sono persone che io sento indipendentemente dal lavoro. Ma lavorano tanto, da tanto tempo con te questi amici? Da sempre. Da sempre? Sì, da quando ho cominciato a farlo di professione io non ho mai cambiato il team. 15-20 anni, no? No, 8. Sembrava tantissimo. No, cioè sei talmente presente. 7-8. Nella che... 7-8. Beh, è bello però questa cosa. Sì, sì, io sono assolutamente legato a loro, voglio lavorare con loro, non voglio altri team, non mi interessa nessuno. Perché sono miei amici prima di essere in squadra insieme, prima di fare tutto insieme, io sono amico loro. Sì, sì. Beh, l'amicizia è importantissima. No? È tutto. Da solo questo lavoro non avrebbe senso. Ai miei occhi, poi ognuno vede quello, il lato positivo in altro, no? Per me il lato positivo di questo lavoro è soprattutto questo, è proprio la condivisione, il fare le cose insieme, andare in tour insieme, siamo in squadra, ci muoviamo tutti insieme, poi il pubblico vede me che sono la punta dell'iceberg, ma sotto ci sono un sacco di persone anche che non vengono in tour, che sono in ufficio, chiudono le date, si preoccupano della promo, io quelle persone voglio profondamente bene, sì. Quanti anni hai? 30. Stavo dicendo 29, ma ne ho 30. Ma vaffanculo. Sei nato... No, sono contento per te perché
tutte le età della vita sono belle, che non sembri una frase così, per davvero tutte le età della vita sono belle, ma quella dei 30 anni, io mi ricordo che, per esempio, per me a 29 anni io ho cambiato lavoro, io ho lavorato in un ambiente sanitario come te, non c'erano i topi ma c'erano i pazienti, no? Ho lavorato in ospedale e proprio a 29 anni ho lasciato l'ospedale e mi sono buttato all'avventura in questo lavoro, quindi io se ci penso l'età dei 29 e 30 anni è un'età per me stata di svolta, molta, sì, molta, molta energia, bellissima. Poi ci sono altre fasi successivamente, poi più avanti ho conosciuto mia moglie, mi sono sposato, ho fatto un figlio, insomma. Piacerebbe diventare papà prima o poi. Sì, 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 è una cosa... l'hai detto un po'. Sì. No, no, sì, no, nel senso, sì, sì, è una cosa che io metto già come, come che si fa. Ecco. Prima o poi succede. Cioè, una cosa, cioè, non metto, nel senso, non metto la V, no, no, però cioè, è lì, ecco, cioè, cioè, è stata scritta la cosa. Non metto ancora, no, il no, check. Sai, no, sai, perché adesso, cioè, per carità, no, però... mi fa piacere quello che dico, perché adesso è tutto in discussione. No, no, io quella è una cosa che no, no, succede prima o poi. Sì, 4, 5 figli, 6. Ma 5 magari no. 4. Cazzo, 4? Io pensavo 2. 2? Un paio. 2. Un paio di figli, sì. Un paio di figli. 5 è più impegnativo. Devo fare molto, molto successo. Beh, ma c'hai tutte le qualità, c'è cioè, dici, sì, sì, poi certo. Hai detto che l'anno prossimo nel 25 fai un disco, sarà una bomba atomica. Speriamo, per cui, no? Tocchiamoci, no? Ma mi inviti al primo live che fai? Te lo mando anche, ti mando anche il no, ma io voglio, io voglio l'anziano che va al live di un rapper. Sì, sì, certo, ti metto di fianco i miei genitori che... ti metto lì insieme. Beh, scusa, stai dando degli anziani ai miei genitori? Non ho capito. Stai dando degli anziani ai miei genitori? Vabbè, ci sarà il box geriatria. No, nel senso, un posto seduto. Non posso stare in piedi a ballare. Se no? Vuoi stare in piedi a ballare, a me va benissimo. Però c'è la sedia lì. Che... no, se vuoi non te la togliamo. Dico dal palco, togliete la sedia a Giacomo. No, sono, non ho mai assistito a un concerto allora, di questo tipo. No, devi venire. Sì, sì. Poi adesso ci sono tutti i concerti grossi. Cioè adesso il genere sta facendo concerti grossi. Ora c'è il forum, tutti stanno facendo i forum, i palazzetti. Adesso inizia ad essere una cosa importante. Sì. Ti lancio l'indirizzo, mi mandi prima sì. il dischino, no? Eh sì, tutto, se ti piace, vieni. Vabbè dai, senti, dai, prima di salutarci, un sogno che hai nel cassetto, un sogno che hai, che un ti sogno. Piacerebbe realizzare. Una cosa che mi piacerebbe fare. Sì. Guarda, ti vedo che tu hai tante voglie, tante io dico sempre, guarda, ti dico una cosa, è una cosa che non c'entra niente con quello che faccio. No, a no, me infatti, piacerebbe fare bello, la transafricana, fare da Città del Capo al Cairo, dura circa 3 mesi, con la macchina, col treno, con mezzi che trovi in giro. Quello mi piacerebbe tantissimo farlo, dura 3 mesi circa, una cosa che mi piacerebbe tantissimo. No, bello, cioè è una costante dei cantanti, no? È venuto qua a Cremonese, è stato in giro 3 mesi a vedere l'aurora boreale. Sì. Tu la transi 3 mesi. Cazzo, ma perché vacanze di 3 mesi? Eh no, appunto, per questo non l'ho cioè, ancora fatta. È un sogno che sì, tu un dici, sogno che poi, lì, 3 mesi... Prima o poi si realizzerà. Prima o poi... Ah, questo è bello, riuscirò. Questo è bello. No, no, dai. Mi piacerebbe tantissimo quello, sì. Dai. Lavoro ancora un po', poi mi prendo prima, 3 mesi. Disco, Transiberiana, papà. 3 mesi e via. Dai, un'altra cosa invece? So.
te lo vedo dall'occhio che hai tante cose che ma ce ne sono tante. Beh, mi piacerebbe un giorno, mi piacerebbe fare questo lavoro e riuscire ad arrivare, adesso l'obiettivo dopo è 40, prima era i 30, adesso che sono riuscito a fare questo lavoro fino ai 30 anni, adesso è 40, sono proprio, cioè un pensiero che ho fatto, devo riuscire ad arrivare a fare questo lavoro fino ai 40. E cos'altro? Cazzo, è difficile. Mi piacerebbe, io un po' mi guardo intorno, mi piacerebbe lanciarmi anche in altri lavori, in altri business, mi piacerebbe farli parallelamente. Tipo? Ci sono un sacco di cose che uno può fare. E una? No, non posso dirlo perché lo sto già facendo, non posso dirlo così adesso, no, sto già facendo un'altra cosa. Dillo in inglese, tanto non capiscono un cazzo. No, ma non posso... Sto già facendo una cosa, sto già facendo un progetto che poi renderò pubblico, che bello. Però non c'entra niente con la musica, sì. Bello. Una cosa che... Però ecco, il sogno sarebbe, no, poi che vada, che vederlo realizzato, che si riesca a lavorare attraverso quella cosa, sì sì, perché poi uno, no, che anche le altre persone riescono a utilizzarlo per lavorare, quello... Questa è roba grossa qui, eh? Mi auguro di sì adesso, spero di aver fatto una bella roba. Quindi, sì. Signore e signori, Ernia è il suo sogno! Buon Natale, buon anno, veniteci a trovare al Teatro Oscar. Gli Anagrammi. E ancora Ernia, grazie. Grazie mille.